Nel primo numero il tema del cimitero di Montparnasse. Non so se ci siete mai stati, molti. Al cimitero di Montparnasse tutti quelli che sono seppelliti lì sono famosi. O sono ebrei o sono famosi. Perché è un quartiere ebraico. E c'è Baudelaire, per esempio. Ognuna di queste tombe, di questi morti, ha quindi una vita interessante. Cose che fanno anche molto ridere, per esempio Baudelaire odiava sua madre, ma proprio di quelli, e l'hanno seppellito con sua madre. E quindi allora noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo divisi i morti e li abbiamo disegnati. E quindi ci sono tutte queste pagine. Questo l'ha disegnato uno, questo l'ha disegnato un altro, così. Con tutti i morti famosi del cimitero di Montparnasse, Giulio Cortazzari, ci sono dei nomi molto pop, eh? E all'inizio c'è anche la mappa del cimitero, e qui c'è il numerino che comincia esattamente dove. Ed è stato tutto messo insieme, invece qua ci sono. Qui c'è anche, bisogna fare la barra con la carta, è un po' di prof. Era divertente, comunque, era giù la vista. Dopo, il numero dopo, perché questo invece, è dedicato ai preraffaelliti, e qui ci sono anche delle tavole di mostra, e lì c'è sempre, c'è una storia stavolta sui preraffaelliti, c'è Morris e Rossetti che parlano, perché sono i nostri miti, diciamo, per noi, cioè i preraffaelliti. William Morris è quel nostro mito, nel senso l'artista che crea ma che fa anche tante altre cose, quindi che fa politica, che fa l'organizzatore, che fa l'impresa, come abbiamo detto qui, mette su un'industria di vestito, va su un somaro, su un muro in Islanda, a caso suo parte, o vive con altri artisti, quindi condivisione proprio, come adesso ci sono le residenze, sono residenze, ci scambiavano anche le mogli, però le mogli erano d'accordo, nel senso che le donne comunque dei preraffaelliti sono state un po' nascoste, diciamo, dalla classica maschilismo, ma sono molto importanti, diciamo, quindi erano artiste, fotografe, modelle, quello che volete, ma erano gente di altissimo e forse è una della corrente artistica con più donne in verità dentro, e se erano inglesi, non è che erano un po' più donne, sì. Anche. E quindi la rivista ha iniziato la sua vita, ha continuato, adesso è più o meno dall'anno. C'è stato il cimitero, i preraffaelliti, Epideis, la serie TV, perché volevamo parlare di Milwaukee, degli indiani, della finta serie TV di Epideis che racconta il falso, di Milwaukee non c'è mai un indiano, sono di serie indiane, non sono indiani, e invece il quarto numero è su Alighiero Poeti, l'artista, perché lui andava in Afghanistan a fare i tessuti, i tappeti, cioè andò per i tappeti, andò e poi decise di fare i tappeti, andò in Afghanistan, visse là per tantissimi anni, e noi raccontiamo un passo che si fa per andare in Afghanistan, dove sono stati tutti, diciamo, anche Alessandro, il mettiero, passano da lì, e ha un valico, cioè, avete visto il film della Bigger dove spiega dove è stato ucciso Bin Laden, se l'avete visto, gli elicotteri di notte americani passano da lì, per non farsi vedere dai radar, passano da questo passo. Da qui sono andate le di Giulia, che sono inizialmente i libri degli autori che lavoravano qui dentro, cioè questo funzionava da laboratorio sperimentale, ma poi ognuno aveva il suo progetto personale, e poi sono nati i libri delle persone dopo che venivano al festival, o delle persone che volevano raccontare un certo tipo di argomento che non veniva permesso. Pino Creazza, da sì, vicino, ha fatto un libro sul Cairo, i reportage, e l'ha pubblicato per Giulia. Adesso dice in Spagna, in Francia, in tanti posti in Europa, perché sono libero. Però è nato da una piccolissima etichetta, quindi chiunque di voi può farlo.
non può essere non di fumetto, di qualsiasi tipo, una rivista, può nascere un'opera. Vediamo cosa messo. Ecco, questo l'ho fatto apposta per voi, preparatevi, vi stupirò con gli effetti. Allora, quando è nato il festival, il festival di Ravenna ha cominciato ad avere dei partners, altri festival, che facevano le stesse cose. Questi sono i principali con cui noi siamo entrati in contatto. Quindi si è formata una rete. Loro sono stati da noi, noi siamo stati da loro. Alcune mostre nostre sono andate da loro, alcune mostre loro si sono spostate al nostro festival. Quelli rossi sono alcuni dei posti degli ospiti del festival, che vengono da tutto il mondo. Quando inviti una persona da così lontano, viene da te, sta da te una settimana, si crea una relazione comunque, che o è estremamente antipatico e funziona, oppure rimane per sempre. Da voi che la stessa cosa faceva la rivista, perché la rivista creava altri contatti con altre persone. E qui ci sono pochi, io ve l'ho fatto un esempio, sono molti di più, e soprattutto non ci sono gli italiani, che sono la maggior parte, no? Questo per fare della rete internazionale. Cioè, quindi queste tre cose insieme hanno creato tutto, non so perché ha continuato, l'ho complicato troppe volte, ha creato quella, una rete che tuttora continua, che crea uno scambio continuo di aiuto. Avete capito l'importanza della cosa, no? Sì. Cioè, la rete, no, comunque l'internet, quella della realtà, serve per poi sapere sempre cosa c'è di nuovo in Brasile, se no come fai? Non basta il web per saperlo. Il web arriva sempre, un po' dopo te ne devi accorgere più che altro. Ti aiuta a conoscere le cose, a ampliare, perché è difficile capire il fumetto libanese se non parli con dei libanesi, perché è nato, perché c'è adesso, non c'era due anni fa, che adesso c'è, queste cose qui. Quindi solo col rapporto personale si riesce a capire veramente e capire anche quello che sa la cosa nuova che devi proporre. Sì. Ok, quindi l'associazione Mirada, ci sono poche persone. C'è tante persone, tipo ci sono 15 soci adesso, quelli che fanno le cose sono 4, poi sono soci, così, mi piace essere, o fanno qualcosa ogni tanto, o sono degli intellettuali che vogliono, mi piace la cosa che facciamo, ci aiutano, magari scrivono un testo, sono iscritti però all'associazione. Poi ci sono gli altri, ed è importante, se voi avete magari idea di fare una cosa simile, che vi sono delle competenze ben potenti dentro l'associazione, nel senso che se no vi dovete appoggiare sempre agli altri e quindi economicamente non ce la fate. Quindi noi abbiamo, uno dei nostri soci è tecnico teatrale, l'altro socio è un web designer, io sono un disegnatore ma so fare anche il grafico, so fare i siti web anch'io. Lei, perché vi ho detto prima, è una docente che sa cura le mostrazioni culturali, è una curatrice, sa scrivere più che altro, che è molto importante in questo lavoro. Quindi delle alte competenze fanno sì che si riduce tutto il bisogno degli altri e quindi puoi fare tante cose con poche risorse. Quindi io, quindi, visto che non avete dovuto parlare anche di me stesso, facciamo l'ultimo punto, diciamo magari c'è tutta qualche domanda. Io fino al 2001, quando ho incontrato Sacco, ho fatto un certo tipo di lavoro nel fumetto. Dopodiché le cose sono cambiate, perché frequentando un certo tipo di persone, anche io sono cambiato. Quindi il mio disegno si è evoluto e ho cercato di fare dei tratti, dei disegni per raccontare il mondo. Ed è nato questo progetto che si chiama Political Comics, che è un... nato nel 2004, c'è tutto ora, in cui io disegno continuamente notizie, avvenimenti che mi segnalano, minori però, nel senso personaggi minori, personaggi che non compaiono sui giornali, oppure quelli che compaiono per pochi secondi. Nel senso, un
tipo in Iran gli sparano. Sulla Repubblica compare 8 10 secondi per avere scompare. Sono queste notizie flash, che in verità hanno una grande importanza per raccontare le cose. E soprattutto se le disegnate prendono una grandissima importanza, perché creano un viso, una faccia, una storia, e rimangono per sé. Tutto questo lavoro qui adesso è stato raccolto in un sito web che potete vedere, si chiama Politica Comics. Queste sono quelle mappe con i punti che voi potete andare a cliccare, dove vengono fuori le notizie, i disegni proprio. Questi disegni girano molto e io ultimamente mi focalizzo soprattutto su avvenimenti che diciamo, è proprio una cosa popolare. Perché da 2004 adesso sono subentrati i social network nella cosa, quindi voi potete avere i contatti diretti con le persone. E quindi che ne so, ci sono le proteste a Istanbul, non è difficile trovare entrare in contatto veramente con chi fa la protesta, avere le notizie vere, disegnare per loro, perché in questo momento per fare una rivolta non servono solo. Non si spara soltanto, si usano i media per farla, quindi le immagini, i disegni, le maglie, penso, qualsiasi cosa viene usato. Quindi sia quella turca che quella egiziana che americana, i miei disegni vengono usati proprio in maniera attiva nella protesta. Quindi da un inizio che era illustro il mondo, un po' alla volta ci sono entrato dentro a queste cose, conoscendoli. Principalmente queste persone. Qui raccontavo un po' la serie, i disegni. Qui c'è anche qualche disegno. Questi sono disegni molto semplici, perché devono essere fatti in pochi minuti. Perché le notizie sono veloci, quindi non è che posso stare lì una settimana a disegnare che è stato eletto questo uomo. Presidente, perché dopo una settimana la notizia era vecchia, come è vero che nel giornalismo, il giorno dopo bisogna pubblicare, no? Quindi anche i disegni devono essere fatti in maniera veloce. Ok, qui c'è un po' di link, qualche domanda? Ma quindi per questo progetto con una sorta di corrispondenti, cioè come se ci fosse quelli che corrispondenti che sono i due contatti in giro, si passano le notizie? Esatto, si lavora più che altro con Twitter, perché con gli altri social network, perché gli altri social network sono troppo casinari, nel senso che chi usa Twitter, questo tipo di giornalisti o gli attivisti usano questo perché è prima di tutto libero come strumento di network, non viene quasi mai bloccato. Credo che le prime censure di Twitter sono venute proprio in questi mesi, prima non erano mai state fatte, ma perché erano estremamente naziste, cioè associazioni di estremamente radicali come le nuove organizzazioni di Iraq, sì. E Twitter ha censurato il loro gruppo, ma succede veramente di rado, la loro politica era questa. E quindi da lì si creano delle liste, delle persone che tu puoi tessere una relazione molto veloce, perché dicono sul momento, dopo dal diritto sposti. Lì fai dei mail dopo se vuoi contatto con loro. E quindi se tu vuoi lavorare su un certo argomento basta che usi quello strumento e un po' dopo un po' ci entri dentro, senza doverci andare. Quindi poi vengono in qualche modo rimbalzate, cioè quelle che tu hai, cioè quelle che tu hai lavorato vengono rimbalzate in altri siti, usate. Sono libero, quindi insomma a volte non la prendono neanche bene. Minacciano o infamano, perché ne so, con gli egiziani c'è spesso, per esempio. Un esempio? C'è stato sulla vicenda di Tamarod, sì. Sempre con fratelli musulmani paralleli, loro facevano una politica di distruggere un po' la comunicazione, nel senso danno notizie false, continuamente. Quindi uno faceva fatica sempre a trovare la giusta notizia. Ci fu un momento che ci fu una ragazza che venne uccisa, era la figlia di uno dei capi dei fratelli musulmani in piazza che l'hanno ammazzata. Quindi anche se non era dalla parte dei fratelli musulmani,
rivista quella serie in televisione. Allora è un po' così. Allo stesso tempo un tipo mi disse che era stato al suo funerale. E continuò così per vari giorni. Qualcuno cominciò a minacciarmi che dovevo avere dei disegni, perché insultavano la ragazza che era morta. Altri mi dicevano che era una fuorilegge, una maledetta. Okay. I Tamarad mi, cioè, tenevano i messaggi di minaccia su queste cose qui, perché comunque tu metti dei disegni e i disegni non sono questo che è un articolo, e soprattutto in alcuni paesi il disegno ha un valore ancora maggiore. In un paese come l'Egitto, metà laico, metà musulmano, per la parte musulmana il disegno è il proprio terribile che tu raffiguri una persona, nel senso che poi non è che è una per raffigurare come l'immo, no? Fuori dall'architettura del culto puoi raffigurare l'essere umano. Però naturalmente quando la vai a raffigurare ha qualcosa di estremamente forte, di malefico anche. Cioè tu, per esempio, andare a raffigurare una persona che non si sa se è morta, se è viva, è musulmana, ha fatto un sacco di problemi, tanto che ho dovuto cambiare anche le password, perché mi tocca, cioè, è una cosa positiva, le minacce succedono. Cioè, questo è un esempio, però ci sono tante volte. Che comunque arrivano a destinazione. Cioè, e a volte è meglio non essere lì, cioè, perché nel senso che io faccio un lavoro di giornalismo vero e proprio, no? Un giornalista deve andare. Però c'è un tipo di giornalismo che invece può anche starci a casa sua. Sì. Tipo il maggiore esperto di armi chimiche della Siria non è mai andato in Siria. È un blogger, un ragazzo, che dai suoi contatti è stato quello che ha rivelato quando hanno buttato le armi chimiche in quella scuola. Sì. Cioè, ma lui non c'era mai, non era lì. Solo tramite il giro dei suoi contatti è riuscito a arrivare. È il maggiore esperto adesso della Siria. Quindi c'è il giornalista che deve andare lì, che fa l'inchiesta, poi deve trovare il vero, deve altri che possono andare lontano. Magari non ha il coraggio, cioè, non è utile che siano lì più che altro. È mai fatto un motivo? Cioè è mai raccolto questo lavoro di critical comics in una. Sono stati raccolti varie volte, sì. Ma non ha. Non totale. Cioè non è lo scopo, non è quello di fare. No. Funziona anche fuori. Anche perché poi invecchiano. Quindi adesso vedere una notizia del 2004 non è tanto interessante. Cioè, non ci sarebbe più di tanto come storia interessante, no? Cioè sono più fatte per vivere nel web, nella carta. Alcune sono belle le pubbliche anche carta. Non immagino se invece devo fare questo fumetto proprio di tempo. Però il disegno deve essere immediato, in un momento. Qui non c'è nessuno. Lizzy, naturalmente hai anche dei follower più assidui, nel senso che seguono il tuo lavoro come fosse. Come dire. Ultimamente. Magazine, cioè. Sì, sì. E con questi follower tu hai anche un rapporto diretto, cioè ti scrivono per chiederti delle informazioni in più, a volte ti chiedono approfondimenti. A volte. Più che altro sono i giornalisti a volte che mi scrivono. Addirittura. Sì. O per usarle, oppure perché ho parlato di una cosa. Per un periodo ho lavorato per il Post, se tu vuoi. Sì. Dove facevo tutte cose sul. Mi ero fissato sull'Africa centrale. Nord Africa, Centro Africa, che non, perché per me parte sempre che non so niente. E quindi io non so niente del Senegal. Allora lo disegno così, lo imparo. Nel senso che se uno lo disegna, conosce le persone così, dopo impari tutto del Senegal. Guinea del Sud, Guinea del Nord. Che... Però invece sono tutte cose molto interessanti. E ne partendo da queste notizie così. I giornalisti si incuriosiscono vedendo, dopo approfondiscono di più loro magari. Certo. Però da lì partono, da quel personaggio, da
quel momento che ho scritto, richiedo delle informazioni. È molto importante quello che hai detto, cioè il fatto che la tua, cioè, la tua professione è uno strumento di ricerca continua di conoscenza. Questo si può applicare estendere a qualsiasi altra pratica, cioè nel migliore dei casi dovrebbe essere questo. Quindi c'è qualsiasi pratica anche artistica? Sì, cioè indagare quello che... descrivere quello che non si conosce. Quando non si conosce qualcosa, quantomeno la si può provare a descrivere, un po' alla rassetta. Questa è una cosa molto importante. No, in generale penso che effettivamente quello che ci ha raccontato Gianluca è rispetto agli incontri precedenti è quello forse più completo, più ampio, cioè che riesce a dare un'idea molto più molto efficace, chiara e complessa di quello che di quello che Plana vorrebbe provare a fare, nel senso che effettivamente io poi ogni volta che vedo Gianluca capisco di imparare cose nuove. Di fatto poi i primi fruitori di questi laboratori siamo noi. Però quello che ci ha raccontato Gianluca è questo, la complessità di un lavoro che costruisce, si preoccupa di costruire vettori di informazioni, formati di produzione, di coinvolgimento di altre realtà, formati di rete, sempre nuovi e diversi. Che in qualche modo sono collegati in maniera caleidoscopica e tutti mentalmente hanno come obiettivo quelli di resistere, nel senso di continuare a resistere e promuovere, cioè essere degli anticorpi per lo smemoramento, appunto, cioè continuare a rimanere su un territorio e continuare a produrre. E questa presentazione davvero mi è piaciuta molto, mi ha emozionato tanto, perché ci sono cose che su questa struttura, che immagino sia, cioè, dire, voi non siete partiti subito, no. Cioè, è stato un lavoro graduale, ci siete costruiti passo passo, è sempre precario, penso che può, comunque, e tutti hanno mancato i lavori, cioè, penso che è faticoso. Cioè, c'è una passione dietro quello che fare, anche se non ci guadagnate. A volte ci guadagnate anche. Cioè, non è che si fa tutto per la gloria. Cioè, c'è una parte di questo lavoro che è anche uno stipendio per alcune persone, in alcuni momenti, in alcuni progetti. E, sì, poi per me è importante anche dire che comunque tutto ciò è avvenuto in una piccola città. E che quella è stata la vera sfida. Nel senso che portare certe persone che nessun altro è mai riuscito a fare, tipo Marjane Satrapi non ha mai fatto un'altra mostra nella sua vita, l'ha fatta solo a Ravenna nel 2003, dopodiché tutti i suoi disegni li ha donati a un museo. E quello di essere riuscito a portare questa gente in una città così piccola e provinciale è molto importante per me, è una sfida, perché devo fare per forza le cose a Roma o a Milano, o posso riuscire a fare le cose fighissime anche a qui, nel paesino fuori da Bari. Intanto è l'idea, cioè avere la cosa giusta da fare. Certo, se fate la mostra del vostro amico, che vengono quelli della gente dei vostri amici, però se invece riuscite a convincere delle persone a venire, di stare lì, conoscere altre persone, questo è interessante. E costruisce poi delle cose dopo. Costruisce anche un pubblico un po' alla volta, perché non è detto che uno fa una cosa per la gente, no? Non funziona così. Un po' alla volta si aggiunge sempre qualcuno, si crea un mondo attorno. Sì, infatti una cosa interessante mi sembra quando parli prima del pubblico è che effettivamente su alcuni temi non è solo, diciamo, il pubblico del fumettaro classico, ma è il fatto di aver avvicinato un linguaggio che è poi un linguaggio artistico alla fine, un pubblico che magari si interessa di attualità,
magari però o di giornalismo che magari ha avuto l'occasione di guardare determinati argomenti attraverso un filtro, un occhio nuovo. E questo, diciamo, questo mix di sguardi, cioè di lavoro su, di alto livello sull'illustrazione, il fumetto, ma anche cioè, aver creato una rete di attivisti o di persone, diciamo, giornalisti o comunque di figure, insomma, che anche hanno intenzione di fare un tipo di giornalismo diverso, non a caso, non mi stupisce, cioè, quindi mi veniva di chiederti quali sono i nessi con un lavoro del genere, con quelli che possono essere testate giornalistiche o altri giornalisti. Purtroppo c'è anche in Italia, dove il giornalismo è un po' quello che è molto assopito, quanto dei lavori di questo genere possono riuscire ad Sì, entrare. ma non solo in Italia, No, no, ma infatti nel no. mondo del giornalismo, diciamo, Sì, internazionale, certo. questo è a livello internazionale, cioè, anche New York No, o sì, certo. Londra, perché ha scoperto che comunque funziona come cosa. Poi naturalmente il giornalismo è in crisi a 360 gradi, no? Perché i giornalisti non sanno più cosa devono fare, non sono più pagati, il professore del giornalismo di Perugia non tiene il panico. A livello internazionale non sanno più come fare a pagare i giornali, tutto nel web, sono problematiche non da poco, perché però perché si sta sviluppando, ma in molti se ne sono accorti naturalmente, stanno lavorando nel nuovo giornalismo, come anche il disegno, stanno lavorando sul nuovo disegno, per un Sì. futuro del disegno, perché rimane ancora a quello vecchio, però poi lo chiudono, finirà. La satira finirà, quel tipo di satira nel quotidiano. Quindi è più entusiasmante. Sarebbe tutto nuovo, più divertente. Cioè non è già un lavoro che pagavano, no? Il giornalista magari loro non sono tanto contenti, perché non si attualizzano, diciamo. Allora è difficile attualizzarsi sempre, anche quando arriva a 55-60 anni, cioè, cosa diverso. Per esempio, avevamo parlato di un sito web molto interessante, quello di Gioia, mi sembra, il settimanale femminile, che è un settimanale storico femminile in crisi, non vende più perché adesso vende chi queste cose qua, del gossip. E allora, però hanno una redazione, Gioia, dove sono tutti assunti, perché vendeva tanto, cioè, era un colosso, però nessuno sapeva usare le mail, no? Quindi hanno deciso di attualizzarsi, hanno preso una delle più grandi società in Italia che lavora sul web, che è quella che fa anche l'Espresso, Repubblica, e le hanno proprio formate, sono tutte donne, perché erano di Gioia, sono solo delle donne, le hanno formate, hanno costruito un sito in cui tu puoi parlare con loro, ti scrivono, ti rispondono, li voti, le cose che dicono, loro votano quello che tu interagisci, quindi loro hanno saputo ricordarsi, e hanno tutto qui saltato, queste qua. Adesso sanno usare il computer, Facebook, Twitter, Instagram, sono usato tutto, sono i nostri. Guardate che sito è bellissimo, mi sembra sia Gioia, sì, che ce ne sono vari, non vorrei confondere quelle testate lì. Sì, è Gioia. È Gioia, Sì, è storico. Si può votare tra la gioia e la noia, mi sembra così, con tutte le gradazioni di. Naturalmente è rimasto sempre molto con quel linguaggio da oroscopo, però La casalinga un la po' casalinga è cambiata. curiosa. Voi avete qualche domanda? Voi ci siete anche domani? Perché non sai disegnare? Perché non sai disegnare? Non lo so, però non so disegnare, cioè lo Ma anche lei sa disegnare, è va proprio bene. peggio di te, sicuro. Ma ti faccio disegnare con l'altra mano? Vedrai che ti faccio tutto. Anche con la scella è bello disegnare, hai provato? No, non lo so.
questi qui sono in regalo, questi qui, che raccontano un po' tutta la storia del cosa del Lucio artisti, c'è un po' scritto tutto, un po'. Abbiamo fatto perché sono vecchie, non ci sono raccontarci. No, comunque secondo me Gianluca è importante perché noi abbiamo fatto degli incontri, quelli precedenti, molto legati alla fotografia e anche a un certo tipo di fotografia. Quindi diciamo che la tua presenza è molto importante, infatti anche la tua mostra è quella di Filippo e degli altri, perché cioè, è importante per noi spiegare e mostrare alle persone che hanno iniziato a frequentare Plana che insomma quindi è quello che noi intendiamo come fotografia. Insomma, è molto lontano da appunto un certo reportage, no? Che diciamo, è rimasto anch'esso ad esempio legato a quel vecchio giornalismo, no? Ma e che diventa illustrazione, cioè ad esempio il tuo lavoro lo vedo molto lontano dall'illustrazione, non è semplicemente illustrazione, è molto più vicino alla fotografia invece che ci interessa. Quindi mi sembra che il tuo lavoro in generale sia estremamente contemporaneo. Perché la fotografia è una forma di linguaggio, no? Insomma, primaria, e anche il linguaggio è qualcosa in perenne evoluzione, no? E quello che ci interessa è analizzare questa forma di linguaggio nella sua contemporaneità, e una delle espressioni più interessanti di questo linguaggio è proprio il tuo lavoro, a mio avviso. Ora, come possiamo definire questo fotografia? Semplicemente allargando il concetto di fotografia. Magari tu non ci vuoi stare in questa definizione, lo capisco, però dire, io posso permettermi invece di annoverarti in questo mondo, inserirti. Cioè, nel senso che allargando i margini della fotografia, no? Come indagine sul reale, no? Su quello che accade, e allora tante cose sono fotografia. Oppure partono da, nascono dalla fotografia e diventano altro. Comunque mantengono un legame con la fotografia, con questo mondo dialogano. E questo per dire appunto che è importante mostrare il tuo lavoro, la tua presenza, e anche il tuo lavoro inserito in un percorso di impresa, tra virgolette, non saprei come definirlo. Anche perché appunto quello che abbiamo detto inizialmente, quello che ripetiamo, è che è un po' quello che hai detto tu, no? Relativamente pre-raffaelliti, cioè che erano degli artisti molto complessi che facevano 3.000 robe. Questo in Italia ha un senso perché l'Italia è un paese in ricostruzione, quindi ma lo è dalla sua lo è dall'unità, insomma, non si è completato questo ciclo, però è un paese in ricostruzione, quindi in questo territorio non possiamo pensare di essere solo dei fotografi o solo dei registi, ma è importante, se abbiamo coscienza del nostro essere, comunque essere degli esseri politici in quanto partecipiamo a una società, no? Degli esseri professare in maniera civile, se vogliamo farlo, dobbiamo preoccuparci anche di costruire degli spazi affinché la nostra professionalità, quindi fare il fotografo, fare l'illustratore, possa essere praticato da altri, possa avere continuità. Quindi costruire spazi in cui il lavoro possa crescere, questo lavoro, questa forma di linguaggio possa continuare, maturare, crescere e resistere sul territorio, continuare a resistere sul territorio. E questo è un aspetto molto importante del tuo lavoro, cioè tu non ti limiti a fare l'illustratore, stai fermo e dici boh, io faccio questo, sperando che qualcuno, no, compri le mie illustrazioni, eccetera, eccetera, ma ti preoccupi costantemente, tu insieme a tutti i tuoi colleghi, al gruppo, di continuare a investire nella ricostruzione di un territorio, che è sempre un territorio culturale, primariamente culturale. E questo è importante perché è molto vicino a quello che Plana si è prefissato di fare, è questa la scelta. E, per cui appunto torno a dire che è importante questo incontro, soprattutto rispetto a quello che ha preceduto il tuo essere qui.
insomma, abbiamo visto anche tante illustrazioni negli incontri precedenti, no? Cioè, no, tante illustrazioni nel senso di una fotografia che era molto illustrativa, però aveva un grado di necessità, insomma, non rispondeva a delle reali necessità, no? Invece personale, sì, necessità personale. Sì, di espressione personale. E quando invece ci interessa molto un'opera, un'autorialità, un modo di professare che non si preoccupa, non guarda a se stesso, non si risolve nell'autore, se non si costruisce solo sull'autore, ma si costruisce a partire dall'autore in un territorio, nel territorio che lo circonda, in quel territorio si educa, con quel territorio è un territorio molto vasto, dialoga, intercettando anche le necessità e i bisogni di quel territorio, cerca di dare risposte. Per me adesso veramente una fonte di grande ispirazione è l'artista cinese Ai Weiwei, sì, per quello che ha fatto e sta facendo tuttora, perché lui assume un po' tutto ciò, nonostante sia ai livelli più altissimi dell'arte contemporanea, non abbandona mai quello, il suo principale, quello che lo muove, la principale fonte che lo muove, tanto che lui infatti è diventato conosciutissimo non per le mostre d'arte contemporanea, le cose che ha fatto, ma quando è andato a lavorare sul terremoto che ha vicino a sua. Sì. Quindi fuori dal suo studio, a 100 km dal suo studio, vicino a 100 km sono lì. E quello l'ha reso conosciutissimo nel mondo, perché ha continuato, anche dopo che gli hanno arrestato, gli hanno buttato sullo studio appena costruito, lo stato cinese, così, a coinvolgere le persone. Cioè, lui ha intervistato tutti, ha conosciuto tutti, ha coinvolto tutti, tutti rimangono sempre in contatto con lui. Questo è funziona. Sì. Sì, sì, mi ha spiegato molto bene. E colpisce tutti quando io sono stato a Berlino a vedere la sua mostra ultimamente. Il lavoro del terremoto, ho visto bambini di 6 anni colpiti da questo lavoro, quindi poi vuol dire che funziona, nel senso che quando io vedo i musei d'arte contemporanea si divertono perché si diventa a Mirabilandia, però un po' non capisco molto. Però vedere tipo c'è un lavoro di Ai Weiwei che è andato con degli operai sempre nel terremoto, che lui ha fatto tanti lavori su questo terremoto, ha preso le macerie, ha tirato fuori i cavi che sono dentro le strutture di cemento, tutti distrutti, i cavi di rame, ferro, poi tutti arrotolati, li ha messi in un capannone, ha fatto lavorare 1000 persone, ha diarmesi tutti dritti, con i martelli, fino a fare delle pile grandi come una montagna, posso dire che è emozionante come lavoro, perché prima di tutto erano case di persone vere, di gente vissuta. Tutta quella gente che è stata lì a lavorare, comunque, hanno una relazione con lui perché lui è il loro datore di lavoro. Però invece di fare il cellulare dell'iPhone, facevano questo. Certo. Lo stesso tipologia. Però non sono sfruttati, sono pagati bene, e vanno a costruire un'opera con voi tutti. Per me questo è molto importante. Quindi anche coinvolgere 99 disegnatori che hanno preso di loro spontanea volontà il treno, sono andati a una città, hanno dormito dove capitava, di loro spontanea, cioè con la scelta che hanno fatto, è molto importante. E crea un rapporto. È un riscontro importante per noi, no? Per quello che avevate fatto fino a quel momento. Ed erano autori giovanissimi, ad autori anche di 50 anni, vuol dire che da 30 anni che pubblicano fumetti, che si sono giovani che fumetti, come ginnasti. Avevi 10 mesi già vecchio. Sì, veramente. Lo conosci voi, Squattaglia? Sì. Ma lui è stato anche editore, per un brevissimo periodo. Fece una cosa molto innovativa però, con altre tre persone, con quella edizione. Sì. Poi però non sai come mai andò male, era troppo presto per fare quello che avevo fatto loro. Erano quattro
facendo abbastanza pazze, tutte, anche lui è abbastanza forte. Qual è molto intelligente. Sì, è vero. È stata una bella esperienza. Scrive, ho scritto per la realtà assurda, sì. Sì, sì. Forse è bella anche la cosa scrivere. Se vogliamo fare 5 minuti di pausa, 10 minuti di pausa, ma una sigaretta qui vuol dire i libri di... che ci ha portato Gianluca. Beh, io mi occupo di grafica. Ah. E di vivo. E tu? Fotografia. Non dice neanche ricalca. Compensato io ricalco spesso il fatto. Sì, trasferelli, un fatto così. Sì, sono i nostri trasferelli. Non li vedo più trasferelli. No, forse sì. Forse.